A questo punto dichiariamo guerra alla Puglia. Bentornati a Imperator. Dopo aver conquistato la Sabinia, cominciamo a guardare verso sud. E cominciamo a guardare che siamo anche abbastanza vicini a una guerra civile per via di questo personaggio che non ci è leale, quindi l'abbiamo un po' corrotto. Andiamo a vedere un po' a Roma cosa c'è da fare. Abbiamo un sacco di rotte commerciali libere. Prima di tutto facciamo un acquedotto e volevo mettere anche una libreria. Dopodiché andiamo a importare cavalli, legname. E naturalmente grano. Sto scegliendo un po' a caso, non sto guardando molto bene le nazioni con cui stiamo facendo dei patti. A questo punto volevo costruire anche un po' di navi. Un po' di navi. E ho finito il budget, perfetto. Dicevamo che volevo spostare un po' di truppe verso sud, perché in questo momento l'Etruria, che sarebbe il primo bersaglio, con l'Etruria abbiamo una tregua che scade nel 58, quindi dobbiamo aspettare un po'. E quindi possiamo andare tranquillamente qua a sud e dichiarare guerra per la Campania. Non hanno alleati, noi sì. E proviamo a mandare fuori anche la flotta. Abbiamo vinto la battaglia navale qua andando a bloccare sostanzialmente le navi nel porto. Potenza. Ascoli. E abbiamo bisogno di un comandante e andremo proprio a scegliere questo Flavio, che viene da una famiglia che non aveva abbastanza rappresentanza. E con la conquista di Venusia dovremmo aver risolto questa guerra lampo. Abbiamo ancora la possibilità di fare un'altra trade route a Roma. E importiamo un po' di pecore.
Tallo Dalmazio. Ok, 98, 99, non so dov'è l'eventuale punto 100, ma se andiamo effettivamente a scegliere per la pace possiamo prendere tutto. Abbiamo un carcerato, perché però non so perché ci apre questa schermata, nel mentre volevo cominciare. Allora, abbiamo di sicuro completato questo task, no? Perfetto, e volevo cominciare anche a andare a creare una casus belli contro la Puglia. Covert action, fabricate claim, perfetto. Ok. Allora, abbiamo un personaggio in prigionia nato, non capisco però perché ce lo mostri qua. Vediamo se si capisce chi è il personaggio imprigionato, tipo così. Ah sì, sono quelli di Sannio che devo liberare. No. Personaggi. Proviamo a rilasciare questi, ma non penso siano loro. Boh, non lo so. Ho paura che siano... No, proprio non riesco a capire questo Prisoner Abroad. Non riesco a capire dove dovrei andare a gestirlo.
soprattutto chi è, chi sarebbe que... Ah, questo. Famigerato prigioniero. Dricus con Dricus, Dricus, ecco c'è un nome. Dricus. Dri. Questo qua. Già non capisco perché c'è due volte. Dovrebbe essere lui. Sempre lui. Non capisco però perché lo considera come imprigionato. Ma non lo capisco. Vabbè, vediamo se riusciamo a riusciamo a capire più avanti come sta andando. Qui intanto io sto facendo questa claim. No, non stavo facendo il claim, allora facciamo il claim. Allora, andiamo a prendere granata da un'altra parte. E possiamo prendere anche del ferro. Qui abbiamo sempre le nostre navi che potranno continuare in questa guerra che oramai è quasi pronta. Allora, c'è un'elezione. Al Senato abbiamo gli optimates che dovrebbero essere in maggioranza, nel mentre ok abbiamo Publio Barbato. Ok, fermi tutti, fermi tutti, sta succedendo un sacco di roba. Allora, qui abbiamo sempre, ecco, è cambiato logicamente il console e quindi anche l'esercito. Abbiamo bisogno di un nuovo comandante
per i coscritti della Magna Grecia. Perché non abbiamo il governatore in Magna Grecia, che possiamo. Allora, innanzitutto ci sarebbe un pontefice, e non avendo Scorned Families, giusto, andiamo a rimettere Sempronio, che è il nostro amicone. Poi attiviamo sempre l'Omen di Marte, sgozziamo un maiale, e volevo anche poter, se fosse possibile, mettere un governatore in Eccolo qua. Troverei a mettere sempre un Sempronio, però anche un buon generale tipo questo. Proviamo con questo. Ok, a questo punto dichiariamo guerra alla Puglia. Queste navi sono già in posizione. E con questo esercito proviamo ad andare a fermare, a intercettare gli avversari. Abbiamo vinto questa battaglia. E andiamo a prendere Bari, che però richiederebbe un po' di effettivo di un po' di assedio, quindi per il momento concentriamoci sulle truppe. Ok, a questo punto si ponto, possiamo allora fare una pace separata e continuiamo. Thank you.
Ora quasi tutti i bersagli sono abbastanza corposi, sono abbastanza allora. Purtroppo il nostro genio militare non ha potuto far nulla contro gli avversari in numero maggiore. Ora, la Lucania attendiamo. E possiamo far risalire i nostri altri soldati. Ok. Non so se ha molto senso concentrarsi prima sulle altre nazioni, ma effettivamente potrebbe essere un modo più veloce per conquistare tutto il sud, penso. Ok, assegniamo un titolo. Ok. Vediamo se riusciamo a salvare. Non riusciamo a salvare, purtroppo. Il 28 ottobre 58 è ancora un anno. Proviamo a spostare la flotta.
E andiamo a prendere Bari. O andiamo a prendere anche... Allora, prendiamo tutta la Lucania. Ok. Che altro c'è? La Mesapia, niente. Non so neanche perché in questo momento, cioè, ci sono qui in teoria degli alleati che non vedo. Queste città della Magna Grecia non riesco a vedere come, ecco, queste probabilmente si può invadere. Ok, andiamo a invadere. Questo tra l'altro dovrebbe tirar fuori 300 di 900. Sì, in realtà io non voglio una pace forzata, voglio poter conquistare tutte le altre regioni qua. Allora, vediamo un po'. Questa la possiamo prendere. Perfetto. A questo punto dovremmo esserci, prendiamo anche questo, ottimo. Sono stato un pochino più cattivo con questi, la Mesapia. Dovrebbe essere in realtà solo questa città da conquistare. Penso che tutto questo ci darà una delle più grandi aggressive. Una delle più grandi. Ok, abbiamo degli avanzamenti.
morto qualcuno che non so chi fosse. Facciamo un po' di ricerca nel mentre. Ok, e a questo punto penso di poter tranquillamente andare a prendere tutto questo e andare anche a prendere tutta la Puglia. Perfetto, due regioni. E a questo punto direi che Roma è abbastanza, si è abbastanza espansa. Per questo episodio è tutto. E nel prossimo episodio andremo a cercare di capire come risolvere tutti questi problemi che abbiamo generato con questa enorme guerra. Al prossimo episodio!